Ciao ragazzuoli, io sono Rico e questo penso che sia il custom più tamarro e più spinto che abbia mai portato qui sul canale. E tutto questo per merito di MasterShot ed SS Works. Eccoci qua, allora avete appena visto Emanuele di ESC Works che ha realizzato il custom, infatti lui ha messo dei pezzi, ha messo le sue competenze e ha portato anche tutto quello che è MasterShot, ovvero il brand principale che appunto realizza questi custom e fornisce anche alcuni componenti. Ed è stato veramente molto veloce, molto competente in tutto quello che ha fatto, me ne sono innamorato, l'ho utilizzata in campo ed è qualcosa di sensazionale. È un mondo che finalmente sto scoprendo. Ci sto entrando a passettini, sto parlando chiaramente della KPA, come potete intuire da questo tubicino che scende verso il basso, un mondo che al momento è ancora abbastanza una nicchia, soprattutto in Italia, ma che ha tante potenzialità e personalmente mi ci trovo abbastanza affine. Ho cercato di mantenere un certo tipo di sobrietà nonostante appunto questo mondo porti all'esasperazione delle forme, dei colori. Come vedete ho scelto una palette molto neutrale, in questo caso questo grigio caldo, questa sorta di grigio acciaio che rimanda quasi a una sorta di bronzo però molto più desaturato, che va poi in contrasto con le tacche di mira che sono decisamente più fredde, quasi tendenti all'azzurro. Pam, arriva questo grilletto rosso che dà quel bel tocco di colore che secondo me ci voleva. E poi qui sotto, per quanto riguarda la parte di HPA, ho scelto questo modello, questo adattatore che ci permette appunto di montare caricatori da M4 anche maggiorati, perché appunto è in verticale, mentre di solito per questo tipo di custom, soprattutto chi fa Speedsoft, utilizza quelli a 90 gradi che danno un certo tipo di rapidità anche nel caricamento e anche come forma la rende un pochino più snella e non così alta, ecco, come questa. Però al contempo io mi trovo molto meglio sia per natura, per fisica, sono molto più abituato a fare questo gesto qui anche con i fucili, anche con la pistola, comunque sempre questo movimento, quindi ho scelto questa tipologia qua. Prima di farmi mille domande vi anticipo che qui sotto in descrizione trovate i link che vi permettono di andare a contattare Emanuele. Trovate anche MasterShot ovviamente, che è il brand principale, vi lascio anche il link degli accessori. Poi magari non troverete esattamente questo tipo di frontale con questo colore, magari c'è di un altro colore, c'è una forma aggiornata, insomma lì poi fate voi le vostre valutazioni. Ed ora partiamo con il pippone tecnico, vi andrò a spiegare in sostanza tutte quelle che sono state le modifiche e le migliorie apportate alla P01. Come prima cosa abbiamo upper receiver e outer barrel della VA Design, lavorate chiaramente al CNC e sono tutte in alluminio con questa finitura che è qualcosa di sensazionale, non è lucida, non è opaca, è praticamente satinato, quasi vellutato, è una goduria per gli occhi. Poi secondo me questo colore qua è davvero pazzesco, sobrio ma allo stesso tempo gli dà quel tocco in più che stacca dal nero ed è molto molto bello. Ma non è solo una bellezza estetica, bensì anche abbiamo un vantaggio dal punto di vista dello scorrimento della BBU, che permette appunto in questo caso di scorrere su delle guide che sono in metallo e non in plastica
musica come nell'originale AP01. Poi, non so se ve ne siete accorti, ma all'inizio del video Emanuele monta un altro tipo di outer barrel che aveva delle finestre molto diverse rispetto a questa qua. Aveva portato su vari modelli, no? E quindi io avevo deciso effettivamente quello. Poi ho guardato meglio, ho visto questo e ho detto, ma sai che ti dico? Spacca i culi, voglio lui. Mi piace anche per il fatto che è molto più aperta e quindi fa vedere la canna sotto che è nera e quindi va un po' a bilanciare anche i colori e al contempo la trovo decisamente più stilosa, ecco, meno scontata. Le tacche di mira sono delle Ghost Ring, anche queste sono in alluminio, lavorato al CNC, con questa forma decisamente molto futuristica, con degli inserti in fibra ottica rifiniti veramente bene, qui abbiamo quello rosso alla parte anteriore e qui abbiamo due piccoli puntini verdi per quanto riguarda la parte posteriore, che come vedete è chiusa, infatti non a caso si chiama Ghost Ring. E anche queste rispetto alle originali gli danno veramente quella grinta in più che mancava. Come altra modifica abbiamo il tasto di sgancio caricatore, che in questo caso è un'estensione sempre in alluminio lavorata al CNC della Action Army, che va praticamente a sollevarlo di qualche millimetro e di conseguenza è molto più pratico da andare a premere, ma non solo, essendo anche abbastanza sporgente ci permette di appoggiare comodamente il pollice quando andiamo in puntamento e questa cosa è abbastanza comoda, anche perché considerate che non lo andrete a premere così tante volte, proprio per il fatto che in questo caso abbiamo la configurazione HPA, quindi è questo il tasto da premere, questo qui non ci serve. Però siete sempre liberissimi di sganciare tutto e utilizzarla con il green gas, quindi questo torna molto utile. E come altro elemento sempre Action Army abbiamo il grilletto, anch'esso lavorato al CNC con questa finitura rossa opaca bellissima e ha la sicura chiaramente sempre tipo la Glock, ma anche poi come ce l'ha la P01 originale ed è anche regolabile, infatti qui all'interno vedete c'è questo piccolo forellino dove con una brugola possiamo andare a registrare la corsa. Ci sono anche altri elementi dell'Action Army molto belli e anche confortevoli per l'utilizzo, come la leva maggiorata per tirare l'otturatore, anche una piccola estensione per andare ad appoggiare il pollice, molto comoda. C'è anche un magwell da inserire qua sotto. Sono tutti prodotti fatti davvero come si deve. Per il momento l'ho tenuta così un pochino più sobria, poi in un secondo momento magari gli facciamo un upgrade. Proseguendo abbiamo due slitte, una superiore e una inferiore, che sono già state occupate dai miei accessori. Queste sono fatte da ESC Works e sono stampate in 3D con le macchine a polvere, quindi con un dettaglio nettamente diverso da quelle a filamento. Qui inoltre abbiamo anche il forellino per andare a regolare l'op-up tramite il meccanismo TDC, quindi con una brugola giriamo. Un po' scomoda la brugola, è un sistema che io personalmente non amo alla follia, però Emanuele mi ha già detto che stanno lavorando a una nuova versione che ha una rotellina integrata e questo già cambia tutto. Ed ora scendiamo nella parte inferiore per arrivare a quello che è il fulcro, ovvero proprio l'alimentazione della pistola, che in questo caso è aria compressa, infatti HPA, High Pressure Air. Tutto questo grazie a un semplice adattatore, questo qui è il modello della AirTac come vi dicevo prima, con questo bel tastone maggiorato in metallo che ci permette di sganciare e agganciare in maniera veramente pratica e secca il nostro caricatore, che come ripeto può essere sia monofilare che maggiorato, ed è un meccanismo abbastanza semplice. Qui arriva il tubo, che in realtà viene chiamato in gergo tecnico linea, che in questo caso è della MasterShot, tra l'altro molto morbido e flessibile, quindi non vi si impiglia più di tanto, e qui dentro abbiamo sostanzialmente il caricatore della P01, che è un caricatore da Glock, e qui c'è questa copertura che è stampata sempre in 3D, che permette appunto di tenere tutti i pallini fermi in linea, anche perché non c'è la molla in questo caso, i pallini qui dentro sono liberi e questo praticamente fa da tappo. E questo qui non è MSC Costa Crociere, ma MasterShot Custom, giusto per dire esattamente come stanno le cose. E questa è la bombola che alimenta il tutto, una Field da 0.8 che trovate sempre nello store di MasterShot, ed è molto contenuta sia nella forma anche nel peso, comunque siamo a meno di 1,5 kg. Qui sopra poi abbiamo i due riduttori, il primo stadio è quello che permette di andare a dimezzare i bar che sono presenti all'interno della bombola, quindi ipotizziamo un valore indicativo di 200 bar, questo la porta intorno ai 100 e da qua possiamo chiaramente anche andarla a caricare e abbiamo il primo manometro che ci dice appunto quanto è carica la bombola. Questo invece è il secondo riduttore, in questo caso è di MasterShot, ed è colui che va a portare alla corretta pressione che serve alla pistola l'aria compressa. Infatti passiamo dai circa 200 ai 100 grazie al primo riduttore fino agli 8 bar indicativi,
con questo riduttore. Infatti vedete che qui la scala è decisamente più bassa. Questa è in PSI, che è un'unità americana, però si fa il calcolo in maniera abbastanza rapida. Abbiamo tra le mani praticamente una piccola bombetta, considerando che dentro appunto ci sono circa 200 bar, è una pressione veramente elevata, è come se ci fossero appunto 200 litri d'aria tutti compressi all'interno di una piccolissima bombola. Non a caso queste bombole hanno degli standard di sicurezza molto elevati, sia per quanto riguarda la robustezza, che sono veramente quasi indistruttibili, e poi anche tutti gli stadi comunque sono pensati per tenere appunto questo tipo di pressioni. E qui sorge spontanea la domanda: queste bombole dove andiamo a caricarle? Possiamo farlo noi manualmente con la pompa della bici? Si può fare tranquillamente con un compressore? Vi devo rispondere purtroppo di no, sarebbe molto bello, ma 200 bar non si raggiungono così facilmente. Per carità, esistono delle pompe manuali per caricare questo tipo di bombole, ma ci mettete un'eternità e fate una fatica bestia, quindi non ne vale la pena. I compressori, magari quello che avete in garage, quelli che trovate al brico, non sono idonei perché comunque non riescono a raggiungere una pressione tale. Diciamo che il procedimento più semplice e anche economico per andare a ricaricarla è quella di recarsi presso un centro sub che abbia delle banalissime bombole da sub. Voi vi attaccate con questa con un adattatore specifico che permette l'innesto tra una bombola da sub e questo tipo di bombole, che hanno degli attacchi leggermente diversi, e quindi fate una trasfusione di aria da una bombola all'altra in questo modo. Anche il Decathlon è abilitato a fare questo tipo di servizi, quindi anche lì potete portargliela e fanno tutto loro, gli adattatori dovrebbero già averli, con un costo veramente irrisorio di circa 6 euro, quindi ci sta. E ne sparerete veramente tantissimi di pallini, è chiaro che anche qui ci sono mille variabili, però sono molti di più di quelli che potete ottenere da una bombola di green gas. Ed ora torniamo alla pistola e vediamo quelle che sono le modifiche a livello interno. Per quanto riguarda tutta la parte della Perceiver, abbiamo all'interno del group pop un gommino Hulk o Hulk, chiamatelo come volete, di ESC Works. Questa qui è la versione 2 ed è veramente un ottimo gommino flat per GBB. Passando invece alla parte di BBU, sono state inserite delle molle molto più resistenti. È un kit molle di MasterShot che comprende sia la molla di ritorno ma anche quella del nozzle, che praticamente è questa qui. Insomma, sono tutte più rinforzate, più rigide, di conseguenza permettono questi scatti belli secchi ed è decisamente tutto un altro mondo, permettono un miglior pescaggio ed è anche molto più scorrevole. Non a caso a volte capita nella P01 nella sua configurazione originale di ritrovarsi la BBU indietro di qualche millimetro, questo perché appunto le molle non sono così performanti e quindi non danno quel tipo di trazione giusta che serve per fargli fare lo scorrimento come si deve. Un altro elemento che è stato inserito all'interno, precisamente sul guidamolla, è uno spessorino in plastica chiamato buffer, che ci permette di andare a ridurre la corsa della BBU e di conseguenza avere un minor dispendio di gas o aria che utilizzate. Veniamo alla parte inferiore, dove abbiamo il gruppo scatto, del grilletto già ve ne ho parlato prima. Invece qui abbiamo un altro elemento di MasterShot, ovvero la parte proprio dello scatto, che è quella che concerne questo movimento qui sostanzialmente, che è quella del cane interno. Anche questa è un'altra lacuna della P01 originale, che ha sicuramente una durata inferiore in termini appunto di quantità di colpi che si possono effettivamente sparare. Qua invece con questa siete molto più tranquilli. Ed ora io lo so che cosa volete. Volete la prova di tiro. Quindi non ci resta che uscire fuori nella nostra nuova postazione di tiro e sparare un po' di pallini per vedere come si comporta la bestiola. Anche
anche se sono solo 10 metri, per una pistola questo risultato è davvero tanta roba. Io trovo il mondo della KPA semplicemente affascinante, va solo scoperto un po' di più. Una delle sue caratteristiche principali è proprio quella di darvi una costante energia di tiro, grazie a questo serbatoio che contiene un sacco di aria compressa che vi permette di non avere mai quel fastidiosissimo calo di potenza quando sparate con una pistola green gas. Soprattutto in inverno, con queste temperature rigide che vanno a massacrare i green gas, anche se utilizzate quello specifico per l'inverno, comunque non sarà mai così tanto performante quanto la KPA. Tengo moltissimo a ringraziare il gruppo Sommozzatori Estense, in particolare Massimo, che mi ha aiutato per andare a caricare la bombola di HPA. Infatti loro in tutta la zona di Ferrara e provincia sono praticamente gli unici a fare questo tipo di servizio. Nell'eventualità vi lascio qui i contatti. Se poi l'HPA vi piace tantissimo, che volete sparare come dei forsennati tutte le domeniche, allora vi consiglio di acquistare una bombola da sub. La potete prendere direttamente da loro a un costo irrisorio di 50 euro, in modo tale che vi fate caricare la bombola da sub, poi a casa vostra vi fate i refill in automatico e potete caricarla bene o male una ventina di volte, e non è male. Non saprei cos'altro aggiungere, se non che sono soddisfattissimo e per il momento non ho trovato particolari problemi, anzi tutti i problemi che potenzialmente aveva la P01 adesso non ce li ha più. Magari potrei storcere un po' il naso per il discorso bombola HPA, non tanto per l'utilizzo di per sé, perché quella ve la mettete dietro in uno zainetto, in una tasca, poi con una pistola al tubo non dà per niente fastidio. È proprio un po' rognoso il fatto di dover andare in un posto per andarla a caricare, e magari dovete anche aspettare qualche giorno. Ad esempio il Decathlon mi aveva detto che ci voleva una settimana, quindi diciamo che quello è un po' l'unico tasto dolente, perché se abitate in un posto un po' sperduto, in collina, in montagna o in zone dove non ci sono centri sub, ecco che la cosa diventa rognosa. Però la pistola, così come la vedete, con tutti i custom del caso, potete tranquillamente utilizzarla con il suo caricatore green gas, quindi non cambia assolutamente nulla, se non ovviamente che con la KPA è molto più figo e soprattutto funziona bene anche in inverno, e questo è tanta roba. Vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i link, potete contattare MasterShot per farvi fare un custom, potete acquistare singolarmente i pezzi, anche solo le tacche di mira se volete fare un piccolo upgrade, insomma fate quello che volete. Io ragazzuoli vi saluto e come al solito ci vediamo prossimo lunedì alle 18, sempre qui sul canale con un nuovo video. Ciao!